Ciao amici, avete visto le mie ultime storie su Facebook e su Instagram? C'è un nuovo libro in arrivo, è la mia nona fatica letteraria. Ma cosa vuol dire, scusa? Che ho scritto 9 libri, sono tutti pubblicati e li trovate su Amazon. Ma prima di dirvi di cosa si tratta, voglio portarvi con me in un viaggio nel corpo umano per scoprire qual è la vera vitamina della salute. Siete pronti? Siamo tutti d'accordo che le vitamine sono indispensabili per la salute, vero? Sì, ma io a pensarci bene, però non saprei proprio spiegare perché. Te lo spiego io, sono come dei piccoli assistenti del corpo. Senza le vitamine, il corpo non può svolgere le sue funzioni, nemmeno produrre energia e difendersi dagli attacchi esterni. Ogni assistente svolge un lavoro molto preciso, ma il corpo ha bisogno di assumere ogni giorno le vitamine attraverso il cibo perché da solo non può produrle. E senza le vitamine non ci può essere salute, non si scappa. Punto. Ma veramente io sapevo che qualche vitamina ce la possiamo produrre da soli, no? Per essere precisi, il corpo produce quantità minime di vitamine, di alcune vitamine, ma sono quantità irrisorie, non sufficienti per coprire il reale fabbisogno di tutto il corpo. Le piante invece, loro, se le producono da sole le vitamine. Per questo la più importante risorsa vitaminica per l'uomo sono proprio le piante, la frutta e la verdura. Ma oggi voglio farvi una domanda, vediamo se la sapete. Esiste una vitamina per la salute più indispensabile delle altre, cioè necessaria a tutte le funzioni fisiologiche? Io lo so, è la vitamina C. Sbagliato! La vitamina C è importante, ma non è lei la regina delle vitamine. La vera vitamina della salute è una vitamina di cui non si parla spesso, forse non ne parla quasi mai nessuno. Difficilmente si trova nelle tabelle nutrizionali, nelle raccomandazioni della dieta e non ne fanno mai pubblicità. Ci fanno credere che le altre vitamine siano più importanti, come la C, la D o la A, e non ci spiegano i suoi veri benefici. E soprattutto non ci spiegano cosa succede quando andiamo in carenza. Ma perché? Cosa succede? Buona domanda. Allora, ecco il primo indizio per capire qual è questa vitamina. L'indizio sono i sintomi di quando siamo carenti, che sono anemia, basse difese immunitarie, stanchezza, depressione, irritabilità, mancanza di memoria, infertilità, problemi intestinali, malassorbimento, dolori diffusi, unghie e capelli fragili, difficoltà di apprendimento nei bambini e decine e decine di altri sintomi importanti. Oioioi, mi sa che sono carente. È grave? È grave solo se non colleghi questi sintomi alla carenza di questa vitamina. Purtroppo succede spesso. Per esempio, quando stai male e non si capisce che cos'hai, vai dal dottore, ti fa fare tutte le analisi, ma se non controlla questa vitamina, risulta che non hai niente. E come fai a curarti allora? Oppure emergono altri valori alterati nelle analisi che sono però dovuti a questa carenza e quindi ti riempi di farmaci inutili che non risolvono. In ogni caso, non fai l'unica cosa giusta che dovresti fare, cioè valutare il livello di questa vitamina e poi fare in modo di assumerla. O attraverso il cibo, in modo però molto mirato, o con degli integratori specifici. È molto importante perché secondo le ricerche, la carenza estrema di questa vitamina può portare addirittura alla morte. Allora mi devo ingozzare di questa super vitamina subito! Forse, ma qualcuno ha già un'idea di quale vitamina si tratta? Vi lascio qualche istante per pensarci. Nel frattempo mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E iscrivetevi al canale per seguire le mie guide di salute naturale ed essere sempre più trendy e sani. Bene, ora vediamo il secondo indizio di oggi. Quali sono i benefici di questa vitamina speciale? Eccoli qua. Migliore produzione di globuli rossi nel sangue, quindi maggiore energia, lucidità mentale, forza immunitaria, focus, memoria, equilibrio ormonale, capacità digestiva, salute dell'intestino, stabilità emotiva del sistema nervoso e molti, molti altri benefici.
Ma tu come sai tutte queste cose? Leggi libri? No, veramente io scrivo libri e su questa vitamina così importante ho scritto questo libro. Eccolo, è il mio ultimo libro pubblicato, come vi dicevo. E adesso sapete anche di che vitamina sto parlando. Qui dentro ci sono tutte le informazioni necessarie per la vitamina B12. Ho scritto questo libro pensando a voi amici perché nessuno più deve trovarsi con una carenza di vitamina B12. E attenzione, come spiego qui, è molto più facile di quanto si pensi, non solo per vegani e vegetariani, ma per tutti. I vegani e vegetariani sono più a rischio perché la vitamina B12 non si trova nella frutta e nella verdura come le altre vitamine, ma prevalentemente nei cibi di origine animale. Ma dovete assolutamente sapere che anche se assumete cibi ricchi di vitamina B12 o prendete integratori a base di vitamina B12, assimilare questa vitamina non è scontato e non è facile per nessuno. Anzi, è complicatissimo per il nostro organismo, qualunque dieta si segua. Cioè, non è che tu prendi la vitamina e tac, la assimili così istantaneamente. Deve fare un sacco di passaggi nel nostro organismo e trovare già presenti alcune sostanze e determinate condizioni per essere assimilate. Altrimenti è persa per sempre. E come fare allora? Tranquilla, è tutto spiegato qui. Come vedete, non è un libro pesante, è bello compatto, ma contiene tutte le informazioni necessarie e indispensabili per conoscere la vitamina B12. È un manualetto pratico da tenere sempre con sé, anche per sapere cosa mangiare e come integrare. È facile da consultare spesso, anzi bisognerebbe consultarlo sempre, è semplice da usare e le informazioni sono scritte in modo chiaro e comprensibile, com'è nel mio stile. C'è anche la storia di come hanno scoperto la vitamina B12 questi scienziati e questa storia un po' schifosetta ha a che fare con cibo addirittura vomitato e rimangiato, pensate. Ha un po' dell'incredibile, ma ha salvato la vita ormai a milioni di persone per fortuna e continua a farlo a vegani, vegetariani, onnivori, a tutti noi. Insomma, l'ho scritto perché diventi il vostro manuale di salute quando si parla di vitamina B12. Non c'è da scherzare. Lo dico perché in 25 anni e più di professione come naturopata ho visto la vita di tante persone cambiare quando hanno risolto la carenza di B12. E voglio che anche voi siate a conoscenza dei rischi di una carenza e dei benefici quando si assume e si assimila correttamente questa vitamina. Il libro spiega tante cose in modo proprio sintetico e semplice. Le funzioni del corpo associate alla vitamina B12. Perché è facile essere carenti e quali sono i rischi. I sintomi e le varie fasi della carenza. Come assimilare la B12 correttamente. Le categorie a rischio. Chi può soffrire più di carenze. Massima attenzione per i bambini e per gli anziani, ma anche per gli adulti ci sono rischi insospettabili. Le analisi da fare per identificare eventuali carenze, come integrare la vitamina B12 con gli integratori disponibili in commercio e l'elenco dei cibi più ricchi di vitamina B12 per non sbagliare a tavola. Insomma, leggere questo libro è un po' come sbirciare tra i miei appunti e le mie ricerche di 25 anni su alimentazione sana e salute naturale. Come quando copi gli appunti della secchiona di classe? Già, quando si parla di salute io sono una secchiona e ne vado fiera, perché senza la salute anche il tutto è nulla. Lo dico da 25 anni e lo ripeterò finché campo. Vi chiedo per favore non sottovalutate l'importanza della vitamina B12 e i suoi effetti sulla salute e sulla malattia. Gli effetti della B12 sono buoni se seguite i consigli del mio libro e meno buoni se vi trovate con carenze nutrizionali. Ci tengo a dirvi che il prezzo del libro è veramente vantaggioso e la casa editrice Il Punto d'Incontro, che naturalmente sponsorizza questo video di oggi, offre anche uno sconto sul primo acquisto quando vi registrate sul suo sito. Link qui sotto in descrizione. In molti mi avevate chiesto di parlare della vitamina B12 e nelle prossime settimane farò anche altri video per approfondire alcuni aspetti perché, ripeto, è troppo importante. Intanto condividete il video di oggi perché queste informazioni possono essere
essere utili a tutti e soprattutto se avete amici con figli piccoli, bambini, adolescenti o con genitori anziani che possono avere delle carenze. E anche se sono o siete vegani, vegetariani, sportivi, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, tutti dovrebbero leggere questo libro perché la vitamina B12 è un pilastro per il nostro benessere, è la vera vitamina della salute. L'ho capita, no vitamina B12, no vita. Esatto, e noi ci vediamo nel prossimo video. Nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Altrimenti, tac!